Ciao ragazzi, sono Alessandro Piccolo, il presidente e fondatore dell'associazione studentesca I Club in Bocconi. I Club è un'associazione nata un anno e mezzo fa e si è saputo subito imporre come punto di riferimento per gli studenti più intraprendenti, soprattutto quelli che hanno già un'impresa o che stanno per crearne una. Le finalità principali dell'associazione sono la creazione di un network interno all'università tra questi studenti più intraprendenti, la creazione di legami con associazioni imprenditoriali senior come Confindustria Giovani, nonché attività per la formazione dei nostri membri come le visite in azienda. Il nostro prossimo evento è lo Startup Day che si tiene il 16 maggio in Aula Magna di Via Gobbi. È un evento organizzato dai club in collaborazione con la Bocconi e Kairos Society Italia. Dura dalle 9 alle 20. Questo evento si rivolge principalmente a startupper che vogliono ampliare il proprio network, a studenti che hanno delle idee imprenditoriali e vogliono capire se questa idea possa essere di successo o meno. Quindi di capire quali siano le competenze necessarie al progetto e anche dove poter trovare queste competenze. Ci rivolgiamo anche a studenti che vogliono soltanto partecipare all'idea di qualcun altro. In questa giornata, oltre agli studenti di economia, saranno presenti anche industrial designer, fashion designer, graphic designer, programmatori, videomakers e audio engineers, in modo da avere tutte le competenze principali per creare una startup da zero. Durante l'evento ci saranno molte attività. Quelle principali che vorrei segnalare sono gli Inspirational Speeches con cui si aprirà l'evento, tenuti da imprenditori in ascesa provenienti dall'Europa e dalla Silicon Valley. Vi segnalo anche la presentazione pubblica di idee di business da parte di startup che saranno messe alla prova da una giuria di venture capitalist. L'evento è gratuito, i posti sono limitati, potete registrarvi al link in sovraimpressione, oppure ulteriori informazioni potete trovarle sulla nostra pagina Facebook di Club.